Salve, oggi avrebbe dovuto esserci un altro video che poi all'ultimissimo momento ho deciso di spostare a sabato prossimo, perché mi sono arrivate queste. Sono delle cuffie che se bazzicate un po' la community tech italiana di YouTube avrete già visto sicuramente presentate da qualcuno, ma ho deciso lo stesso di mostrarvele e mostrarvele anche così velocemente. Sono giusto le prime impressioni perché ce le ho da qualche giorno, perché la campagna Indiegogo sulla quale sono in vendita sta per concludersi e nel momento in cui si concluderà il prezzo passerà dai 39 dollari attuali a 149. Dopo qualche giorno di utilizzo mi sono reso conto che non valgono 149 dollari, di sicuro un centinaio, ma che se prese a 39 sono veramente un affare e quindi ci tengo a presentarvele. Partiamo dalla confezione e dal design di queste Padmate Pamu Scroll. Allora, come potete vedere è molto particolare. Io non ho ancora deciso se mi piace davvero tanto o se lo trovo un pugno in un occhio. Tra l'altro, molto particolare si nota soprattutto aprendole, nel senso che la custodia non è di classica plastica, è di pelle. Come tutte le cose particolari, potresti amarla, potresti odiarla, dipende da voi. Io non ho ancora deciso, sinceramente, però di sicuro hanno uno stile unico e abbastanza inconfondibile. Le cuffie all'interno sono minuscole, e la differenza con cuffie concorrenti tipo le Solo, che dovrei avere qui dietro, è davvero netta, nel senso che sono alte praticamente la metà. E l'importanza di avere delle cuffie piccole io l'ho imparata proprio con le Solo, nel senso che già questo tipo di accessori non sono così diffusi in Italia, quindi la gente ti vede con delle robe strane nelle orecchie e ti guarda male. Se poi ancora queste robe strane nelle orecchie sono giganti, sono tipo tutti così a guardarti: "Wey, sto ascoltando musica". Calma, niente di trascendentale. Comunque, accensione e spegnimento sono automatici, come per le Solo, che è una cosa veramente comoda. Mentre una cosa meno comoda è l'ergonomia. Nel senso che l'ergonomia di queste cuffie è davvero strana. A parte che ci ho messo un sacco di tempo a capire come cavolo andassero infilate, cioè girate in che verso. Nel senso che, ok, poi si capisce guardando la lettera all'interno, però non hanno la classica, il classico gommino ricurvo come la maggior parte della concorrenza. Quindi sembra non stiano nelle orecchie, a differenza delle Solo, di quelle che vi ho presentato poche settimane fa, che sono le Musili X9. Queste qua le metti nelle orecchie, poi ti puoi scatenare, puoi fare quello che vuoi e ti danno la sensazione di essere lì, fisse, non cadono. Queste qua non cadono, però la sensazione è molto strana, cioè quella che debbano cadere da un momento all'altro. Non succede, però sembra che debba succedere. Dovrete farci l'abitudine perché non è una cosa così normale, non mi è mai capitato con altre cuffie. Passando alle cuffie in sé, questa superficie qua è tappabile, come succede sulle Musili. Un tap su una delle due mette in play la musica, la mette in pausa e aiuta e consente di rispondere alle chiamate. Due tocchi sulla cuffia destra consentono di saltare alla traccia successiva, mentre due tocchi sulla cuffia sinistra non consentono di saltare alla traccia precedente, purtroppo quella è una funzione che non c'è, però attivano l'assistente vocale. Un pregio grandissimo è che non succede, come su molte cuffie economiche, che sono compatibili solo con Siri, ma come nel caso delle Solo, anche Google Assistant viene richiamato tramite il doppio tocco. Quindi tutti i possessori di device Android potranno usufruire di questa funzione, che è comodissima. Per quanto riguarda la batteria, la durata parziale è di 3 ore e mezza, più che buona, mentre quella totale è di 7 ore. Quindi la custodia consente circa due ricariche, che è un po' pochino rispetto alla concorrenza. Ora, per me questo non è un problema perché non sono cuffie ad arco, come quelle che uso per montare, che quindi a volte tengo addosso per 5, 6, 7 ore di fila e che quindi devono durare per diverse ore, anche tutto il giorno. Queste qui le uso appunto nei tragitti, quando faccio un percorso lungo, è quello in treno per tornare dai miei, che dura un'ora e mezza, 2 ore, ma più di 2 ore al giorno non le utilizzo mai. Però appunto è un valore decisamente basso rispetto alla concorrenza, sia rispetto a cuffie di fascia alta come le Solo, che arrivano a durare 20-25 ore, proprio un altro livello, sia rispetto a concorrenti nella stessa gamma di prezzo, perché queste costano 50 euro, ma il totale delle ore è 10-15, quindi quasi il doppio. Perciò la batteria bene, ma non benissimo.
Comunque si ricaricano via micro USB con un cavetto fornito in dotazione, tra l'altro confezione semplicissima, ci sono solo gommini di ricambio e un cavetto micro USB, ma c'è una cosa fichissima che sempre sulla campagna Indiegogo viene venduto un adattatore da micro USB a ricarica wireless, nel senso che è una roba molto piccola che viene attaccata, si attacca alla porta micro USB e le rende compatibili con qualsiasi base wireless che utilizzate per ricaricare il vostro telefono, se avete un telefono compatibile con tale tipo di ricarica. Tra l'altro costa pochissimo, $10, forse anche qualcosa in meno, e niente, potrebbe essere un buon modo per ricaricarle così al volo, quando siete a casa le appoggiate sulla base di ricarica e fanno tutto loro. Per il resto ci sono 4 LED qui al fondo della confezione, chissà se la mette a fuoco. Ovviamente uno è spento perché indicano lo stato della batteria, 25% ciascuno, in questo momento c'è circa il 75%. Per quanto riguarda il suono, beh, diciamo che è il principale motivo per il quale all'inizio vi ho detto che secondo me per $39 sono veramente un affare. Nel senso che i bassi sono potenti ma allo stesso tempo è ben bilanciato. Gli alti sono pulitissimi, anche a volumi decisamente sostenuti, e nel complesso secondo me ascoltare musica con queste PAMU Scroll è piacevolissimo. Sono assolutamente paragonabili a cuffie come le Solo. Venendo al prezzo, ragioniamoci un attimo, nel senso che $149 secondo me non li valgono, proprio perché è lo stesso prezzo che avevano le Solo Liberty Plus al lancio, quindi un anno fa. Adesso queste, che sì è vero sono più grandi ma hanno un suono altrettanto valido, una batteria che le batte proprio a mani basse, queste qua costano €100, forse anche qualcosa in meno. Perciò $149, che poi diventeranno €149, per queste sono un tantinello troppo secondo me. Ora, parliamoci chiaro, ovviamente il dire ah siamo durante la campagna Kickstarter, costano 39, poi le alzeremo a 149, quindi compratele tutti subito ora che potete, è una mossa commerciale, nel senso che sì, ok, magari il prezzo verrà ritoccato e sarà $149, ma per tipo 3 giorni, poi lo sanno benissimo anche loro che se tenessero quel prezzo non avrebbero nessuna speranza con tutta la concorrenza che c'è al momento. Comunque, mossa commerciale o no, il prezzo verrà ritoccato, questo secondo me è abbastanza sicuro. Perciò se anche solo venisse ritoccato a 80-100€, si tratterebbe comunque del doppio di quanto costano ora. Dunque, se siete, non so, se siete in cerca di cuffie, se siete indecisi su quale comprare, se dovete sostituire le vostre, eccetera, io sì, decisamente valuterei queste PAMU Scroll perché, certo, se vi piace il design, perché sono comunque tutto sommato delle cuffie molto molto valide. La batteria, vi ripeto, si può fare a meno di una batteria che dura 1000-1000 ore, soprattutto su delle in-ear di questo tipo. Lo stile si fa notare, sono decisamente contenute e il suono è fantastico. Bene, per oggi è tutto, dalla prossima settimana ritornano le recensioni normali, classiche. La scorsa c'è stato il video di YouTube sulla questione della monetizzazione che non è ancora risolta, probabilmente non si risolverà mai, però grazie, davvero grazie tantissimo per il supporto che mi avete dato sotto quel video. Il video sta crescendo parecchio ed è tutto grazie alle vostre condivisioni, ai commenti, ai mi piace, alle interazioni in generale. Si vede che sta crescendo perché stanno arrivando anche un sacco di haters, persone che voglio lavorare, bla bla bla, eccetera. Quindi grandi, grandissimi, grazie, mi avete fatto, cioè, boh, è bello vedere così tanto supporto da parte dei propri iscritti. Io spero che prima o poi la situazione si risolva, sto tentando in tutti i modi e se no pace, comunque. Niente. Questa settimana appunto è andata così, nel senso che la campagna Kickstarter scade tra 2-3 giorni, una cosa del genere, quindi ci tenevo a presentarvele prima che succedesse. Dalla prossima recensione normale e si ricomincia. Tra l'altro il prossimo mese ci saranno anche dei prodotti interessanti, quindi non perdetevi. Ci rivediamo sabato prossimo.